Sta piovendo, no, sta piovendo, purtroppo sta piovendo, sono un po' incasinato con la pioggia, capito? Purtroppo. Ecco, Borgia mangiava il secondo gol, sono 27, 27. Sono 48, sono 48, no? Guardate, qua il Borgia 1-1 e poi il Baida 2-1 perde, il Rivolco sempre 1-0 perde. Allora, Pino Alessandro, tecnico del Sangro di Pona per Interforze Città di Mai. Allora, Pino, abbiamo visto una partita insomma un po' molto combattuta, insomma, dove le squadre sono affrontate a viso aperto, anche se, non è stata secondo me una gran bella partita tecnicamente, però diciamo che l'agonismo è stato molto 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 veloce. Diciamo che caratterizzata una partita anche dalla decisione arbitrale, insomma, poi un gol vostro, non so come si è scaturito, il Borgia ha protestato, insomma, però anche voi sul vi siete fatti trovare un po' scoperti in quel momento, però diciamo, insomma, io penso sia stato un pareggio giusto. Tu, ecco, come la vedi, ecco, Pino? Francesco, come hai detto tu, sicuramente è stata una partita molto combattuta, scorbutica anche. Io la definirei maschia, una partita sicuramente maschia. Intanto per quanto riguarda il gol del nostro pareggio, credo che lì ci sia stata un'ingenuità del loro portiere, perché l'arbitro non aveva sanzionato nessun fallo, per cui lui ha ripreso il gioco normalmente, ha posato la palla a terra, il mio attaccante è stato molto, molto furbo in quella circostanza, ne ha approfittato, insomma, ha messo la palla dentro. Però credo che anche sull'1-1 la palla più nitida per passare in vantaggio ce l'abbiamo avuta noi, con un tiro salvato sulla linea, sullo bianco. Credo che la partita, fin quando è stata 11 contro 11, sia stata sostanzialmente equilibrata. E, onestamente, nessuna delle due
meritava di andare in vantaggio, comunque tutte e due, qualora fossero andate in vantaggio, insomma, non avrebbero rubato niente. Poi è ovvio, siamo rimasti prima in 10, addirittura gli ultimi minuti anche in 9, per cui a quel punto non... Abbiamo rischiato lì sul palo, l'ultimo palo, sul secondo tempo, il palo... Sì, anche, diciamo, anche la... giocarla poi in 9 gli ultimi minuti non era semplice, già in 10 potevamo avere qualche difficoltà, in 9 ancora di più, però... i ragazzi hanno stretto i denti, hanno messo dentro tantissimo impegno, tantissima concentrazione. Penso che alla fine, tutto considerato, abbiamo strappato un punto, secondo me, assolutamente meritato. Senti Pino, ti chiedo una cosa. Abbiamo già detto i risultati, sappiamo, le due matricole terribili, prima e seconda in classifica, insomma, San Ferdinando, oppure anche il Leo Spilinga, che ha vinto 1-0 la Nuova Valle, almeno da quando sappiamo. Ecco, tu come giudichi questi risultati? Diciamo, anche il Mario ha perso 2-1 a Stilo, credo, almeno quello che pensi che abbiamo ora. Insomma, un campionato, insomma, già molto equilibrato, insomma, direi. Francesco, io credo che ancora bisognerà aspettare 3-4 partite almeno per far sì che la classifica si possa delineare e far sì che i valori possano venire fuori in maniera più, diciamo, più evidente. Sicuramente allo stato attuale direi che questa vittoria dello Spilling, che comunque ci poteva stare, nel senso che comunque lo Spilling è una buona squadra, non so adesso se è finale quello di Stilo, però lì, se così fosse, da una parte non, così, mi dispiace, perché come sai, insomma, mi lega da rapporti di grande amicizia con tutto l'ambiente maidese, con il direttore sportivo in particolare, poi con il mio carissimo amico Franco Barone, però incontravano comunque una squadra che noi abbiamo potuto vedere domenica scorsa, una buona squadra sicuramente, quindi poi giocare sul loro campo non credo sia facile per nessuno. Però ripeto, ancora penso sia troppo prematuro per stilare graduatorie oppure fare griglie di squadre che possono ambire. Di certo credo che il Borgia, insieme alla Stilese, saranno fra le squadre che arriveranno fino alla fine, però penso che è un campionato talmente livellato dove le sorprese non mancheranno di sicuro. Va bene, grazie Pino, gentilissimo, sempre sempre forza, ci vediamo sempre forza, ciao. Ciao Francesco. Gino! Gino Cagliotti, i nostri microfoni, insomma, Interforza, insomma, Gino, no, forse rispetto a fronte un passo indietro, non diciamo nel gioco, no, ma... è stata una partita, diciamo, grintosa. Esatto, maschera, diciamo. Le due squadre l'hanno, diciamo, sentita dagli episodi che ci sono stati gli anni scorsi. Io per me voglio dire solo una cosa molto, molto importante, che il calcio è divertimento, non deve essere calcio all'uomo, ci dobbiamo divertire. E devo dire che le entrate ci possono stare sia da una parte sia dall'altra, ma non si deve esagerare, solo questo dico io. No, però diciamo questo, Gino, io ho visto giocare domenica il Borgia a fronte, però diciamo, nell'occasione siete stati molto più cinici di oggi, cioè oggi avevate trovato anche qualche occasione. Abbiamo avuto qualche occasione. Questo volevo dire, ecco. L'abbiamo messa dentro, sì. Mettendo la palla dentro la partita può cambiare, pure è vero. Senti, i risultati, diciamo, abbiamo visto come dire, un Spilling e un San Ferdinando che sono tutti e due in peggio pieno, diciamo, come dopo due partite. Lo Spilling no, diciamo, dico, sono il posto da casino, ecco. Il campionato è lungo, io i conti li tiro sempre a maggio, non li tiro mai adesso. Noi puntiamo perché abbiamo una rosa verde, si può dire, sì, tutti i ragazzini, il più grande ha 26 anni. Noi pensiamo solo a divertirci e il nostro obiettivo è la salvezza. Ma quello che viene, poi quello che viene, quello viene, che viene è un tutto guadagnato. Va bene, Gino, noi ti ringraziamo per la tua gentilezza sempre, come sempre, e forza, e alla prossima. Gino, giocatore dell'attaccante del Singolo di Pona per Interforze Città di Maida. Allora, siamo letti, una partita dove, insomma, due squadre si sono affrontate a viso aperto, una partita forse un po' maschio, insomma, più dura, insomma, dove, insomma, un pareggio che è sostanzialmente giusto. Ecco, tu, ecco, come interpreti questo incontro, insomma, sei d'accordo con la nostra analisi? Sì, il risultato è stato quello giusto. È stata una partita molto un po' aggressiva, diciamo, e perché si è visto anche a livello dell'arbitro due espulsi da parte nostra. Ci poteva stare anche qualcosa in più da parte loro, però è andata bene così da parte nostra. Senti, abbiamo visto un po', diciamo, un po' nervosi oggi, forse per il risultato era importante, forse no, non perdere. Abbiamo fatto un grande risultato, anche se per noi è poco.
Ritenere insomma che forse la tua squadra potevamo qualcosa in più. Fare qualcosa in più, però dobbiamo accontentarci di questo e andare avanti. Vabbè, abbiamo messo il secondo tempo quando quell'azione sul c'eri tu, insomma, hai cercato di segnare, però sì, purtroppo non sono un finalizzatore. Vabbè, che c'è, non vuol ho dire. Ho fatto il mio più possibile a giocare là perché non è il mio ruolo e spero di aver dato meglio e via. Allora, Simonetti, insomma, la prossima volta gioco del derby con Rombiolo, insomma, che sì. Partita vedi domenica? Sicuramente non è una partita facile, ma noi vogliamo sempre vincere. Anche che il nostro obiettivo è salvarci, però vogliamo sempre vincere. Va bene, grazie Simonetti, gentilissimo. Ciao.